Liberi.tv, Riccardo Cristiano, Cosenza Pride. In mia compagnia Alfredo Federico, vicepresidente dell'associazione Gunesh di San Giovanni in Fiore, che poi è un comune che ci spiegherà lui che cosa ha fatto il comune di San Giovanni in Fiore. Alfredo, come mai sei qua? Beh, siamo qua perché noi con la nostra associazione siamo un po' di anni che lottiamo anche noi per i diritti di tutti, quindi anche per i diritti del mondo LGTB, quindi siamo qui per incontrare un sacco di amici, quindi per questo. E ho portato con me un po' di gente, la mia famiglia. Allora, la tua numerosa famiglia, con non soltanto moglie, figli e parentele varie, nipoti, insomma, la famiglia al completo. Quindi è una famiglia arcobaleno. Sì, siamo arcobaleno da un po' di anni, dal 2010 quando abbiamo iniziato i nostri dibattiti contro l'omofobia e contro i diritti, non contro, per i diritti delle persone, per tutti, insomma, quindi non... Infatti io ricordo che ci siamo incontrati più volte a San Giovanni in Fiore, dove all'epoca eri tu che comunque presidente dell'associazione Gunesh e poi anche con il Timpone, dove si svolgeva questo incontro contro l'omofobia e pro, diciamo, inclusione. Hai cercato, e comunque San Giovanni in Fiore è sempre stato avanti, di creare dei ponti e non delle barriere. Esattamente, anche poi abbiamo lottato un po' per riuscire finalmente a fare aderire anche il nostro comune alla rete Redi, che questo siamo riusciti l'anno scorso assieme con Gabriele Mancina, che è un consigliere del comune, assieme al sindaco e tutta la giunta hanno loro aderito alla rete Redi, quindi siamo felici anche per questo. E quest'anno anche il comune di San Giovanni in Fiore ha dato, esatto, il patrocinio, l'adesione a questo Cosenza Pride. Perfetto, ragazzi, cosa dire, che San Giovanni in Fiore è sempre stato avanti, continua a esserlo, lo dimostra mettendoci la faccia. Quindi io ringrazio Alfredo Federico e la sua bellissima famiglia, colorata famiglia, e soprattutto San Giovanni in Fiore, eccoli qui, che dal Cosenza Pride, al primo Pride cosentino, vi saluta e vi augura, immagino, buon Pride. Ce lo dite tutti insieme, buon Pride? Buon Pride! Riccardo Cristiano, Liberi TV.